Amore impossibile, Gucci Mane toglie la vita a Zayn. Amore impossibile, il cui nome originale è Gucci Mane, tratto proprio dal nome del protagonista. La storia, a partire dalla prima puntata, inizia con un salto temporale all'indietro di 20 anni. Viene raccontata la storia di Zafer, una giovane e bellissima donna di borsa, che viene costretta dalla sua famiglia a lasciare Mustafa, l'uomo di cui è follemente innamorata, per un matrimonio combinato. Zafer viene fatta sposare con Saim, un uomo del quale non è e non sarà mai innamorata. Qualche anno dopo la donna dà alla luce il suo primogenito Gucci Mane, che non riuscirà mai ad amare perché gli ricorderà sempre il trauma subito a causa della sua famiglia. Nasce anche una bambina, di nome Gulendam, ma quando i due figli sono cresciuti, Zafer incontra nuovamente Mustafa e tra loro sboccia l'amore di un tempo. Zafer lascia il marito per poter realizzare il sogno che aveva dovuto accantonare e poco tempo dopo, si scopre che la donna è rimasta incinta. Quando Saim viene a sapere che sua moglie aspetta un figlio da Mustafa, si toglie la vita, lasciando i due figli nella disperazione. Accecato dal dolore, il giovane Gucci Mane accoltella a morte Mustafa, ricevendo la maledizione di Zafer. La madre infatti dice a Gucci Mane che non sarà mai amato per tutta la vita e rimarrà per sempre solo. Gucci Mane fa ritorno a Bursa 20 anni dopo. Ormai è un uomo adulto, è diventato ricco, potente e soprattutto è senza scrupoli. Nonostante il successo avuto nella vita e le tante cose accadute, Gucci Mane è rimasto ossessionato dal suicidio del padre e dalle parole spietate della madre contro di lui il giorno del loro ultimo incontro. Gucci Mane, desideroso di vendetta, torna a Bursa con lo scopo di trovare la madre Zafer e di distruggerla, togliendole non soltanto tutte le proprietà ma anche tutte le cose che ama, allo scopo di farla sentire sola e abbandonata come lui si è sentito da piccolo. Quando però si reca al suo amato lago per riflettere sulle sue prossime mosse, Gucci Mane incontra una donna affascinante a cui non rimane indifferente. Si tratta di Deva, che Gucci Mane sogna di incontrare di nuovo. Quello che però, per il momento, l'uomo ignora, è che Deva è rimasta orfana ed è stata cresciuta ed aiutata proprio da Zafer, rimasta sola dopo l'omicidio di Mustafa. Intanto Gucci Mane porta avanti il suo terribile piano. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questa soap opera e credete che la seguirete oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.